Benvenuti e bentornati a tutti, paladini, e bentornati in questo nuovo video. Sono il vostro abitante del Vault, perché come potete sapere non potrei essere nessun altro se sono sul mio canale. I cardini Ok, sono irraggiati riprendiamo e con... Scusami, serve una Pippa, sto mano per facendo... aprirli. Scusami, Pippa, sto facendo un'introduzione, scusami. Allora, insomma, riprendiamo con il gameplay di Wolfenstein Old Blood. L'ultima volta ci eravamo lasciati qua, che eravamo andati a salutare l'agente 2, che è Pippa, BJ, questi quindi cardini sono blu. non pensate male, La nel senso galleria è Pippa è il andata metri e nome, mezzo a nuoto non fino è al pozzo un'offesa né nell'ortile una della parola caverna. brutta, e Torna qui quando avrai dovremmo ottenuto il dossier di Olga. intrufolarci E vedi di arrivare proprio ora, mio caro Stallone. nella taverna dove si trova il Gaffon Chaps. Vi giuro ragazzi, ho rifatto la Non credo di missione credere che perché quello giù sia lui. non mi aveva salvato e ho fatto tutto perfettamente in stealth. Perché quando registro lo stealth va a puttane e quando non registro va tutto benissimo? Non lo saprò, non lo scoprirò mai. Insomma, ha detto che lo staff della taverna non porta le armi, però ho un bastone, cioè ho un tubo e un coltello. C'è qualcosa che non mi quadra qui. Comunque, andiamo ad arrampicarci come Spider-Man. Saliamo. E dopo questa piccola parte noiosa inizieranno gli zombie. Ah! Sì, buonanotte. Iniziamo bene. Scusatemi. Ok, ho scoperto che se premo L2 e R1 lo uccide più in fretta. Buono sapersi. Ah, e come vi avevo detto, alla fine ho fatto tutto, ho sbloccato quasi tutti i talenti. Come potete vedere, facendo e giocando le stesse missioni over and over. E alla fine ho scoperto tutto. Sentiteli come cantano, sti crucchi bastardi. Entriamo dentro, facciamo finta di essere Uno dei dei migliori che kellner. dormono. L'ho speso tutto in caramelle. Caramelle dolcissime. Andiamo. Spero che non ci sia il copyright per questa canzone. Che ne sapete, magari quelli di YouTube sono nazisti e gli piacciono queste canzoni. Guardate, baccani che si picchiano. Entschuldigung, kann ich, bitte. Entschuldigung. Entschuldigung, Herr Fritz. Non so, non... Ok. Appunti dell'ufficiale Albert. Ormai è un mese che sono qui e inizio a sentire la nostalgia di casa. Da quando ho rotto quel dannato Laderobotter, non so che cazzo sia, Ega mi sta sempre con il fiato sul collo. Devo dimostrare che sono un fulgido esempio di soldato dell'SS. Ma se devo essere onesto, quella catacomba mi danno i brividi. L'altro giorno ho sbirciato uno degli appunti di Randolph. Che cazzo di nome è Randolph? Scusatemi, però vabbè, non c'entra niente con la lettera. Aveva scritto qualcosa su antiche tecnologie volatili e sul fatto che là sotto poteva aspettarci qualcosa di pericoloso. Ho visto abbastanza scavi come questo come questo con Helga per sapere che nel verde mondo del nostro signore ci sono un sacco di cose strane che aspettano solo di strisciare fuori per divorarci, zombie. Quindi io lo prenderò in parola e stasera andrò a ubriacarmi nella taverna. Probabilmente è questo qua, perché è mezzo ubriaco. Sentiamo che è successo, questo qua l'avrà salvato, sì, è salvato, l'ho lasciato la fidanzata. Allo, 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 allo. Ich bin der Keller. Also, hier ist dein Wein, Frau Olga.
Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt. Magari, fast quasi fatschig, ne? Generalstrasse will Ergebnisse sehen. Ich bring Sie zur Ausgrabung, da werden Sie schon sehen. Warten Sie. Merda. Magari fosse stato così facile. Jawohl, Frau Olga, sofort. Scheiße. Franz. Franz? Come l'ha pronunciato male? Franz. Chissà perché i tedeschi si chiamano tutti Franz, Fritz, Moritz, Josef. No, non capisco niente. Sono uno storico, però non capisco nulla di archeologia. Cioè, non mi piace più che altro. So konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Infatti si vede, sei ancora zoppo. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Capirà che non la sto guardando, che guardo tipo il portaciccheri. In die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Certo che sì. Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Secondo me fa schifo sto vino. Sa di aceto. Dal colore. Und? Schmecklich. Köstlich. Non so cosa abbia detto, non... perché l'ha detto mezzo strozzato. Köstlich. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Er ist sauer, um Gottes Willen. Scusate, ma che io sono ancora malato. Mi sono malato ad agosto e mi sono riammalato adesso. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosinen. Schmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Scheiße. Ma mi scusi, signora Helga, potrebbe anche stare un po' più tranquilla, eh? Chi è che pulirà poi? Io, certo, vero? Tanto a te cosa te ne importa? E tu cosa vuoi? Mezzo pelato. Mio caro incompetente Schreiner, non è un cameriere. Ah, grazie a cazzo. È una spia! No, non è vero, non sono una spia. Ora dammi il dossier, Franz! No, l'ho nascosto. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Ma guardate come tiene la pistola sto qua. Che faccia da vecchio rincoglionito. Eberhard, la bottega. Non so cosa è successo. Oh. Stavo caricando. Pensavo che avesse saltato il. Blasco ha una mira di merda. Quando serve, ovviamente. Quando dovrebbe avercela buona, ce l'ha di merda. Minchia, che dinamite hanno usato? Bombe atomiche dalla Nord Corea? Per causare un terremoto? Ok, capitolo 6, rovine. Eccolo. Sembra una vecchia mappa impolverata. Che segreti stai cercando, Helga? Madonna, che casino ha fatto quel terremoto? Ha persino levato le piastrelle dal parquet. Helga è scappata. Ha portato il dossier con sé. Sto tornando alla rimessa. Prendiamo l'elmetto. Mi ricevi? Prendiamo l'altro elmetto. Cerchiamo di caricarci un po' di vita perché adesso affronteremo gli zombie. Allora. Aia. Mi sto incastrando. Perde qua non si passa, quindi parte qua che c'è un muro da distruggere. Quindi raccogliamo se c'è energia. Vediamo fuori dalla finestra. Improvvisamente un albero è andato a fuoco. Autocombustione, credo.
per il tetto. Qua cosa c'è? Munizze, che ti faranno davvero comodo adesso, più del solito. Ho sentito il rumore di zombie. Vieni qua, fratello. Portatali! Che poi come in The Walking Dead... Aia. Come in The Walking Dead qua, se li uccidete senza sparargli in testa, si trasformano. Tutti quanti. Prendo la corazza perché... questi qua sono davvero bastardi. Questo qua è il tipo che c'era prima. O è un altro cameriere. E poi ieri io sono, non c'entra nulla con il gameplay, però sono andato in una specie di taverna del genere, che da noi fanno i torgale, si chiamano, che si va a mangiare nei masi, e si fa nel mese di ottobre, settembre-ottobre, fino più o meno a novembre. E ho mangiato i bratwurst, e il carré, i krauti, i caneder, e ieri praticamente ho mangiato tutto quello che avevano in dispensa. Ecco qua, ho trovato raccoglibile perché ho il bonus occhio di falco, perché ho ucciso gli ufficiali, ho ucciso sempre lo stesso ufficiale ricaricando più volte fino a ottenere 20 uccisioni sugli ufficiali, 20 uccisioni silenziose sugli ufficiali. Dove sono? Questo ho un full rumore. Ehi Gesù Cristiano, allora forza, venite qua, ce n'è per tutti. Poi iniziano a correre come 28 giorni dopo sti infami, guardate. Sono lo sprint. 28 giorni dopo. Avete sbagliato gioco. Avete sbagliato gioco. Rispondi, Kessler. Mi dicevi. No! Morto. Almeno così si vede. Chi è che avrebbe lasciato un elmetto nella latrina? Magari qualcuno che mentre stava cagando ha sentito gli zombie e è dovuto scappare. Scendiamo per di qua. Per una carica di dinamita hanno fatto tutto sto casino. Guardate, si aprono le crepe addirittura. E Pippa muore adesso. In testa, sparagli in testa. Cazzo Pippa, dietro, dietro. Girati. Merda. Pippa è morta. Ah, adesso vado a prendere il mio fucile d'assalto. Sbrigati! Sbrigati! Plazzo, sbrigati! Vai! Uno è andato... Scusami Pippa, anche a te non sono riuscito a difenderti. Una sorte migliore, Pippa. Ma perché c'è il letto che va a fuoco? Aveva la febbre magari? Sì, sì, e poi cos'è? Mi scusi lei, Non le basta essere un non morto, no, deve portare anche il fucile d'assalto, Infame balordo. Ti sta bene essere scoppiato. Ebbene, io non ho più munizioni. Sei magnifico, eh? Cercherò di sparargli sempre alla testa, perciò direi di cambiare modalità di fuoco. Per non sprecare munizioni. Sparaboom! Questa deve essere, mi sembra quella che c'era nel primo, in uno dei primi Wolfenstein dell'era 3D, che c'era questa specie di, come si chiama? Di reception, no? Dove c'erano i dottori dell'ospedale militare, gli infermieri più che altro. No. Muori. Pure i cani adesso ci sono. Ma mi scusi lei, non le basta essere non morto o no? Deve anche andare a fuoco? No, anzi, faccio così. È inutile, no, ho sbagliato tasto di nuovo. È inutile che uso il fuoco da tre colpi. Da dove è caduto lei? Lei si sarebbe dovuto spaccare la testa. Stupido cane che va a fuoco. Guardate, ha mosso la zampetta. Stupido cane morto. Mi sembra di essere Giustino. Stupido cane, mi fai sembrare un mostro. Comunque ci stiamo avvicinando verso la fine, perché comunque da quando appaiono gli zombie non ci vorrà ancora molto alla fine della campagna.
tipo 3-4 capitoli e sarà finita. E poi potrò dedicarmi a Bioshock e a Life is Strange. Visto ho già portato tre serie in cooperativa, sì, contemporaneamente. Non riesco ad ammazzare quello zombie. Ma che diavolo? Oh! Ah! Muori! Muori! Ne ho sentito uno che iniziava a correre. Scusate se vado piano, però almeno risparmio le munizie. Eccoci, scusatemi. Andiamo avanti a massacrare zombie. Niobom. Aspettate, qua mi Kessler sembra che l'ascolta. escano un miliardo di Ellie è zombie, quindi. sparita. Ha portato il dossier con sé. Sta cercando qualcosa sotto le rovine della chiesa. Deve essere la causa di questo disastro. Guardate. Dove ti trovi? Guardate adesso. Sto arrivando, Guardate, ci Kessler. sono Tieni le ombre dura. di zombie, vedete? Guardate. Ah, tutti. Tutti li ho fatti fuori. Però voglio di altre munizioni. Che poi a un certo punto arrivano pure i nazi. I nazi veri, però. Sei morto, infame. Sento rumori pesanti, sembro io che salgo le scale. Sapete quante volte ci sono morto qui? Tante. Quindi adesso vado con calma e circospezione, perché è abbastanza inquietante anche questa parte, vedendo gli zombie che traballano. Porca troia. Che non mi ricordo qua com'è che li chiama. I tremanti. Tremante civile. Un guardia rossa. Questa qua è del livello incubo. Che però non vi ho fatto vedere perché l'avevo già fatto nell'altra partita. Cioè nella partita che avevo caricato. Penso di aver registrato e invece ho dovuto rifare tutto da capo perché non avevo registrato. Sono un genio, sì, lo so. Ah, ma guardate quanti ce ne sono, che cavolo! Chiamate Chris Redfield! Sì, so che si spara alla testa, però volevo sprecare un po' di munizioni, visto che ne troviamo proprio a non finire. Ecco. Dovrebbe esserci Kessler qui adesso. Aiutiamo Kessler. No, aspettate, Kessler ha detto che è nella bottega. E lì c'è una lettera. Che bello, adesso abbiamo anche la doppietta. Che è un'arma bellissima, se vi ricordate dal primo video. Sbrigati! Sbrigati, Vlatko, sbrigati! Sì, ma quanto cazzarola sei veloce! Ecco, qua c'è anche una lettera. Lettera di Catherine. Prendiamo tutto quello che c'è. Che è un'arma bellissima questa. Eh sì, piovono nazisti anche. Sapete, hanno fatto il film Piovono Polpette, adesso c'è anche Piovono Nazisti. Cosa vorresti fare te, brutto stronzetto? E ho raccolto anche una granata, grazie a Dio, perché ormai non ce l'avevo più. E voi come vi comportereste se dovesse succedere davvero l'apocalisse zombie? Io tipo andrei a prendere prima tutti medicine, prodotti alimentari, eccetera, poi mi preoccuperei delle armi. Comunque ho una mazza da baseball in casa, quindi andrei prima con quella. E poi andrei a cercare armi vere.
Mio Dio, questo qua è tutto sbudellato. Comunque vi dico così, però so già che mi cagherei addosso. Ma cazzo, non ho la MG, però non mi ricordo dove si prendeva. Non mi ricordo, scusatemi. Annette è lesbica. Le preghiere non serviranno a nulla. Non sono mai servite e non serviranno mai. E secondo me religione e soldi sono la cosa della malora del mondo. Ok paladonzi, direi che ci possiamo salutare qua. Vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine e come sempre aver sopportato tutte le mie cazzate dall'inizio alla fine. Vi invito a passare per pagine, canali, link in descrizione. Ciao ciao e alla prossima!